Signori, salve, sono Kingsley Corporation e oggi continuiamo questa splendida serie. Allora, potenziamenti. Io vorrei potenziarmi anche un po' il fumo. Ok, perfetto. Allora, continuiamo la missione. Vai. Vabbè, facciamo pure qualche spray, dai. Le foglie che trapassano i muri. Dai, ci siamo poco. Tra poco dobbiamo fare pure un'altra cosa. Dai, 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 dai. Facciamo. Ne manca poco a livello 4. Dai, dai. E vabbè, quanto è alta? Sembra vivo, vai. Ah, ho visto, il drone. Dove sto disegnando? Vai. No. Sei un bastardello pieno di talento. E ci voleva. Ancora con questi spammer. Mamma mia, raga, non ce la faccio. Non mi interessa, non mi interessa.
No, devo cancellare quel messaggio. Ah, finalmente sono diventato pure Paladin. Ok, mo prima di polizia devo fare una cosa. Dai, riconnetti la chat, su. No, niente. Vabbè, non sapevo riconnettere la chat. Vabbè, dopo cancellerò però questo spam di merda. Allora, potenziamoci perché dobbiamo andare da Neon a 5 frammenti. Vogliamo trovare questi 5 frammenti? Ma sì, troviamoli, va. Tanto qua stanno vicini già. Ah, ok. Vai. Velocità infinita, sì. Reggi, prendi il Vediamo, volo. se avessi addosso uno di questi cosi vorrei sbarazzarmene il prima possibile perché, vabbè, perché sono davvero orrendi e anche perché sembrano proprio Io non ce gridare la faccio per sé, avanti, Peppe, guarda. attaccatemi, sono un bioterrorista sospetto. Dunque c'è Già sono bisogno di un quattro luogo per volte che mi dove scrivono questi messaggi spogliarsi, così. una porta che si chiude a chiave e qualcosa dove sederti mentre ti cambi. Un bagno chimico sarebbe perfetto. Si potrebbero prendere due piccioni con una fava. Grazie, bravo, bravo, grazie, Splendido, dei teppisti bilingue. Che bell'inizio. Non sono del DUP! E non sono neanche uno stramboide che se ne va in giro ad aprire i bagni occupati! No, aspetta, l'ho visto prima io! Gli angeli sono veloci. Allora, tanto. Ah, ho sbloccato l'abilità di. Ehi, Dagen, mi trovo nel quartiere Lantern. Sei ancora qui? Era ora che ti facessi vivo. Che sta succedendo? Ti lascio un paio d'ore e mi ritrovo con degli angeli che attaccano la gente dal cielo. C'entra sicuramente il conduit che cerchiamo. Ho liberato dei prigionieri che stavano per essere trasferiti dal DUP. Forse uno di loro. È una fortuna che tuo fratello sia qui. Il mio compito è catturare i fuggiti. Ok, cerchiamo chiunque indossi un giubbotto giallo e nero. Ne ho visto uno a terra allo In-Game Market. Sembrava difficile da tirare via, tutti quei lupi. Devo ammettere, fratellino, che stai diventando bravo alla caccia all'uomo. Una volta tornati a casa potrei nominarti mio vice, così finalmente avrai un lavoro. No, grazie. Un poliziotto in famiglia è già abbastanza imbarazzante. Ce n'è uno intrappolato su una gru!
Andiamo a prenderlo! Vi dispiace se vengo con voi? Va bene, si bugga. Sono un figo, non sono un pazzo. Sono un figo, non sono un pazzo. Lo giuro, sono una brava persona. Grazie. Ehi, tu, lassù! Facciamo un patto. Riportiamo questo inseguimento a terra, dove è più sicuro. E ti darò 10 secondi di vantaggio. No, non farlo! Oh, bella presa, Pennuto. Oh, ma non è... Sia a creare gli angeli, mi sta facendo incazzare. Mi soffiano i conduit e non tengono il passo. Allora, sempre la stessa storia. Già, se gli angeli non fossero abbastanza, c'è anche una banda di brutti ceffi a caccia. Quelli sono gli Aculani, un gruppo di ceffisti incazzati che semina lo sconfitto nel quartiere internazionale. Tu stai alla larga. Finora è andata bene. Quelli sono bastardi di prima categoria. Oh, rilassati. Penso che sia arrivato il momento di chiamare i rinforzi. Incontriamoci allo Ingay Market, vicino ai bagni chimici. È venuta un'idea forte. Ok, ci vediamo ai bagni chimici. Ascolta, non so cosa... Puoi fidarti di me, sono un poliziotto. Ho notato che ti piace ripeterlo. Cosa? Che ne pensi? Non è simpaticissimo da infilare, soprattutto là dentro. Qualcuno ha mangiato thailandesi. Ma che te ne pare? Inseguimi. Vuoi che io ti insegua? Sì, dammi la caccia, sparami. Sparami vicino. Vicino. E vediamo che succede quando arriva uno degli angeli. Già, perché se ti sparo vicino, con gli angeli vado forte, non ti preoccupare, G. Se ti prendono, bello, Dio solo sa dove ti porteranno. Sì, lo so, ok, ma senti, hai presente quando perdi il telefono e prendi il mio per ritrovarlo? Sì. Ecco, in questo caso abbiamo un GPS. Quindi sei una specie di microspia gigante, ok? Esatto, ma l'importante è essere convincenti, ok? Non troppo, ma abbastanza da fregare gli angeli. Capito? Ma la testa è troppo convincente. No, dai. Non fare il coglione. Non male. Dai, adesso sì. Più vicino di così. Abbiate paura! Sono un bioterrorista! Uccidetemi a terrorizzati! Perché io ho i poteri! Terribili! Vuoi ridere, presetto? Vuoi ridere? Doppio cazzo! Oh no! Non mi prenderò mai! Sono un bioterrorista! Mangio i bambini! E i gattini! I conduit non fanno niente del genere. Vuoi che ti spari anch'io? Non ti preoccupare, dai, è tutto scenografico. Ok, so che sarà buggato. Trema, mondo, al cospetto dei miei poteri! Inchinati alla mia grandezza! Non inchinarti, sul serio. Fuggite, terrorizzati, mortali! Potrei sciogliervi la faccia usando solo il mio mignolo! E i poliziotti se la fanno sotto. Si decolla! Ehi, segui il mio telefono! E non fare lo stronzo! Ehi, puoi rallentare un po'? È la
mia prima volta con un angelo, sai? Ah, non mi scappi ora. Voi angeli avete delle mani proprio soffici. Qualcuno degli altri rapiti te l'ha mai detto? Ascolta, voglio solo sapere se sai dove stai andando. Dico solo che probabilmente potremo fermarci a chiedere indicazioni. Non mi spiacerebbe. Angeli, avrei dovuto prevederlo. Non vi piace quando sparo? Smettila di svolazzare, fammi prendere la mira! Brucerò l'interno per questo. Così, continua a sparare allo schermo! Penso che tu li stia davvero ferendo! Basta. Assorbi qualche neon. Assorbilo. Assorbi. Bravo. Sì, così continuate a venire, vi abbatterò tutti. Inferno. No, merda. No, vabbè, vabbè. Oddio. Vabbè. Ho rotto tutti gli schemi, no? Ah no. Non mi piacciono le pubblicità. Dove si è cacciato, Reggie? Eccolo. Bugs Lightyear, se sente male. Concedo, fratellone, come esca viva i talenti. Che c'è? Ha funzionato, no? Abbiamo trovato il covo del conduit angelo e ora lo staniamo. Che fai? Vieni con me? No. Mi tolgo questa roba. E poi piango fino ad addormentarmi. Laggiù ci saranno quintali di assurda merda acuminata e quella, fratello, è tutta tua. Oh, mio Dio! Non ti arrabbiare, sai? L'idea è stata tua. Pace. Pace. Quanto è figo. È proprio figo. Allora, prima un momento, c'è il DLC de cazzo cool. Ah, quello si sblocca alla fine, mi sa. Eh sì,
No, niente. Si sblocca. Giubbotto di Delfin. Ho tre frammenti. C'è ancora un assorbifumo. Qualcosa corpo a corpo? Origine karmica, però. No, meglio fumo così. Vai! Eugene, grazie per l'aiuto. Ho trovato il nascondiglio del conduit e sto per entrare. È una pessima idea. Quel conduit non ha neanche il fegato di combattere da solo. Che rischio c'è? No, davvero, non devi entrarlo. Ti chiamo quando ho finito. Ok, è tempo di imparare qualche nuovo trucco. Ok, quindi è qui che creano gli angeli. Ma qui ci dovrebbe essere un Permesso, c'è easter nessuno in casa? egg, eh? Le Zelda mi pare, però non mi ricordo. Non mi ricordo dove Tanti giubbotti, ma niente uomini. A cosa possono servirgli? Wow, 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 wow! Ok. Ok, è più grande di quanto sperassi. Io sono colui che dimora. E tu hai invaso il mio dominio. Nessuno sta invadendo il tuo dominio, ok? Mi servono solo i tuoi poteri. Maledizione, devo tornare lì dentro. Visto i giubbotti nello scantinato! Cosa fai a quelli catturati dai tuoi angeli? Ai miei ospiti offro salvezza. Non sofferenza. Io devo avere i tuoi poteri! Tu devi andartene! Quando non puoi farmi portare via dai tuoi scagnozzi, eh? A meno che tu non faccia cadere la piattaforma! No! No! No, 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 assorbila qui. Mi ricorda tanto LOL, eh? No, non... Uno. Come pensavo, è lava. Vai, eh. Ma dove servire il fumo?
Ok, è sparito. E sono di nuovo in punizione. Ma non me ne vado finché non ho ottenuto quello per cui sono venuto. Mi sono stancato di te. Le due bambinaie alate non possono proteggerti per sempre. Rinvii l'inevitabile. E dai! No! No, 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 no. Vai, 1, 2, 3, 4. Bella box pack, eh? Devo smetterla. E non sale. Quasi finito. Vai, no. Fai male a quegli angeli. Ma uno scudo basta. Olè. Puoi prendere un video? Non farmi male, Dexy. Eugene. A scuola non volevo dare nell'occhio. Volevo rimanere nell'ombra. Sparire. Ma i bulli mi trovavano comunque. Ti notano sempre. E l'unico rifugio in cui mi sentivo me stesso era Heaven's Hellfire. In quel gioco ero io a dettare legge. Io evocavo angeli per proteggere le vittime. E demoni per punire i bulli. Ma nel mondo reale, lì, non dettavo un bel niente. All'inizio ho cercato di ignorarli. Fino a quel giorno, il giorno in cui sono andati oltre. Quando venne il DUP, dissero che sarei andato in una nuova scuola, creata apposta per gente come me, diversa. Per 6 anni quella donna mi ha allacciato alle sue macchine. Mi ha fatto invocare il loro aiuto solo per fermarli prima che mi salvassero. Poi l'incidente. Era la mia occasione per sparire davvero una volta per tutte. Dove non mi avrebbero trovato. Perché non hanno fatto gli SD di Eugene? Quando li ho visti radunare o altre persone Hank. Diverse. O dei Augustin. Sapevo no, cosa avessi fermati di fare. A Fetch e basta. Sapevo. Che avremmo dovuto fermarla.
Perché? Porca puttana. Sarebbe stato bellissimo. Sì, sì. Porca trota, oh. Bisogna cambiare disco. Sembravi in pericolo e sono corso qui. Tutto ok? Sì, sto bene. Non ce l'avrei fatta senza di te. Già, ce l'ho fatta. A proposito, non crederei mai a che cosa so fare ora. Non appena avrò capito io cosa so fare. L'importante è che hai fermato un sequestratore. Ehi, fratello, quale sequestratore? Casomai Salvatore. Delsin, ascoltami. Ha prelevato dei sospetti conduit dalla strada contro il loro volere. Si chiama sequestro. Ok, fermati un attimo. Primo, grazie per aver usato la parola conduit. In secondo luogo, perché fai lo struzzo? No, no. Come vuoi. A ognuno le proprie convenzioni. Ma sappiamo entrambi che sarebbe più sicuro se fosse in gabbia. Corrompi Eugene. Aiutalo a non temere le prevalenze dando dimostrazione della sua vera forza. Fai redimere Eugene. Aiutala a crescere il suo coraggio, salvando insieme a lui delle vittime inermi. Yes. Senti, dammi un secondo. Ti posso parlare? Non eri quello che seguiva le leggi e non incarcerava nessuno senza processo? Ehi, normalmente è quello che lo faccio. Beh, è facile buttare i buoni propositi nel cesso quando fa comodo, vero? Mettiti una parrucca rossa, il trench e fatti chiamare Augustin. Me ne ricorderò ad Halloween. Beh, adesso Game Boy e io ci facciamo una bella chiacchierata da conduit a conduit. Ingresso vietato ai normali. Come vuoi. Se hai bisogno, sono qui fuori. Ok. Oh, e grazie dell'aiuto. Non ce l'avrei fatta senza di te. Ah, già, ce l'ho fatta. Ok. Che ne dici, Eugene? Tu, io, due conduit, andiamo in città, tu mi insegni le tue diavolerie video. Io ti insegno a rimorchiare le ragazze. Salviamo qualche fratello, già che ci siamo. No, non mi va. Mi sento più al sicuro qui dentro. Dai, amico, se ti rintani tutto il tempo qua giù a giocare ad angeli e demoni, quando è che scopri? Beh, io gioco a Infamous, quindi... È la tua di vita. Ma anche noi possiamo riuscire a vivere nel mondo vero là fuori. Aspetta a noi renderlo possibile. Pensaci su, poi mi fai sapere, ok? Ok. Quanti agili. Un potenziamento uguale? Ci abbiamo il video? Abbiamo il neon. Ah, non ce l'abbiamo ancora. Perfetto. Ora proviamo il nuovo arsenale. Che bell'inizio. Ah, così non ci siamo. Mi sto inquietando. Me ne ero dimenticato. Ok, fratellino, ti ho inviato un altro nucleo. Reggie, mi serve aiuto. Io ho perso tutti i poteri. Quelli vecchi sono andati e con Eugene è stato un fiasco. Che cosa? Resta dove sei, arrivo subito. No, siamo in campo aperto. Secondo il GPS c'è un vicolo a pochi isolati. Sì, ok, ci vediamo lì. No, che casino. Uno scontro alla volta. Ah, non posso neanche volare a questo. Oddio, sono diventato normale. Che fastidio. Alla grande. Che fastidio. Oh, buon per loro che non ho potere. Devo saltare un coniglio. Non è un buon momento. Male che sei qui, Reggie. Mi serve aiuto. Un secondo. Hai detto che hai perso tutti i poteri. Sì, ho perso tutti i poteri. Ho perso il fumo, ho perso il neon, il video, non l'ho nemmeno preso.
È una notizia grandiosa! Una notizia grandiosa? Ho mille di OP che vogliono farmi la pelle e io non ho niente per fermarsi. Pensa, cercavamo una cura per il tuo problema ed eccola qua. Tutta quella roba da bioterrorista è sparita. Delcent, possiamo tornare a casa? Tornare a casa? Ascolta, hai fatto del tuo meglio, ok? La tribù lo sa, io lo so. È già un miracolo che tu sia ancora vivo. Per favore, non possiamo mollare tutto finché siamo in tempo. Dimmi la verità. Se tu fossi me, torneresti a casa e basta? Assolutamente. Se fossi te. No, ok, aspetta. Non mi importa se dovrò lanciarle pietre. Io affronterò Augustin. Ma dato che vorrei evitare uno scenario alla Davide e Golia, ho davvero bisogno di te. Ok, va bene, a quanto pare hai già preso una decisione, quindi a cosa ti serve? Ok. Beh, se ho qualche possibilità di riavere indietro i miei poteri, sarà con uno dei nuclei trasmettitori. Ma certo. Ma cazzo, Reggie, non posso rompere qualcosa senza poteri, ok? Quindi in realtà non mi servi tu, ma mi serve la tua pistola. No. No, 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 non ti darò la pistola. Questione chiusa. Devi... Vai, 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 vai. Abbiamo convinto Reggie, dai. Ma forse posso prestarti un paio di proiettili. Spero che fanno una serie di bu... Grazie, fratello. Potere indietro. Facciamo il backup. Ah, l'invisibilità, bellissima. So già che mi pentirò della domanda, ma... Novità? Forse ti conviene stare indietro. No, non credo. Non ho detto niente. Ah, fortuna che mi sono allontanato. Beh, forse il prossimo avrà, che so, proiettili o una specie di supermazzata. Ti chiamo e ti dico. Ah, no, io vengo con te. No, 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 col cavolo, ci penso io. Senti, a meno che tu non voglia aprire il nucleo con l'invisibilità, hai ancora bisogno di me. E poi non sai neanche dove si trova. Amore, segui sto pezzo di merda, dai, forza, tanto muori, stronzo. Spoiler. Se troppo presto! Se restare con un potere solo, l'invisibilità non è male. Esatto. Sognavo di diventare invisibile da quando sono entrato nella pubertà. Ok, meglio non approfondire. Beh. Eccolo l'altro nucleo. Faccio prima di te. Ah, coglione! Eccolo. Ok, Reggie, voglio che tu lo apra in nome, della legge. No, 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 non mi sparare, sparare. Invisibile, invisibile, non potete, non potete. È bella la spara però, eh. Reggie, stai bene? Sì, a posto. Troviamo il prossimo nucleo trasmettitore. Mi dispiace, ma è pericoloso. Non puoi venire, pivello. Il suo stesso bene. Sì, lo penso e lo creo davvero. Ok, il prossimo trasmettitore... Dov'è? Ehi, ti ricordi di me? Sono quello che sa dov'è il prossimo trasmettitore. Scusa, ti metto in attesa. Eugene, sono Delsin. Senti, i tuoi amici avranno fatto un minimo di ricognizione aerea nei dintorni, no? Sì. Devi aiutarmi a trovare una cosa. Sai quelle casse luminose che il DUP ha disseminato per la città? Certo, aspetta. Ce n'è una non lontano da te. Grazie.
In strada ho visto due presunti bioterroristi tormentati da un gruppo di assalitori. Che ne dici? Io ho la mia spada nuova, potremmo aiutarla. Quella spada è una figata, eh? Già, è incredibile. Ti interessa? Lascia stare. Ho degli angeli di livello 11 che mi aspettano nel... La via della morte. Per favore, non farla! Scusa, lo stavo guardando. Ora levatevi. Ve dovete levare. Tutti. Te devi levare. No! Te l'ho detto! E te l'ho detto! Vedi? Visto che sono qui posso assorbirlo. Non me l'hanno ascolto, non me l'hanno ascolto. Ah, così posso volare, dai. Scusate un attimo, arrivo subito. Eccomi, raga. Pensavo che ho sentito tipo un rumore del social, invece no. Vabbè. Vai. Non mi hanno neanche visto. Eugene, vorrei lasciarti da solo coi tuoi demoni, ma i cecchini del Duffy mi hanno teso un'imboscata. Devi venire a darmi una mano. No, io resto qui, ma posso inviarti degli altri. Ah, ora posso correre e nascondermi. Vediamo che succede. No. Ricordi? Mamma mia, raga, appena ho visto quel video è stato un colpo, Che poi era con Patrizia, se non sbaglio, via. Che lui la definì Troia. Volevo chiedere, quindi... la ragazza, questa sull'autobus, sta bene? Oh, fece. Sì, è passata. Ah, senti, lei è superiore ai tuoi standard. È come paragonare la merda con la Nutella, non so se mi spiego. Oh. Il tizio, quello che ha causato l'incidente, si ricavava. Hank. Agostino l'ha preso e l'ha ucciso. Davvero? Wow. No, non si parlava solo di quando la polizia ha cagato il suo bambino. Mi serviva una squadriglia di alleati volanti. Vediamo. Oh, cazzo, sì! Dai, dimmi che posso sparare, dimmi. Vabbè, dai, i missili. Missili di spade. Dove scappate? Ora viene il bello! Non vorrei sembrarti un ingrato, ma la prossima volta potresti mandare demoni meno vigliacchi. Pensavo ti servissero solo delle sentinelle. Senti, non puoi pararmi mezzo culo. Noi Conduit dobbiamo difenderci l'un l'altro. Ok, la prossima volta. Ne ho trovato un altro. Ok, non è lontano, grazie. Se me posso potenziare per mettere lame in più.
Video, infatti. No, c'è assorbi video. Onda eterea. Vabbè, faremo queste poco alla volta. I tuoi ragazzi hanno tirato fuori le palle. Lo so, infatti abbiamo detto insieme, palle. Ah, finalmente. C'è un mitragliatore, oh. Pensavo di aver visto di tutto, ma stupendo. Ma hanno posto sul binel. Sì, mostra la riscossa. Certo. L'ho fatto uguale, eh? Ho localizzato un'altra. Perché brutte notizie? Ma la 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 la. Ma forse si è sviluppato abbastanza potere. Perché rischiare se non sappiamo neanche cosa ottenere? Non farmi le solite paranoie alla Eugene, ok? Se usiamo il cervello non c'è niente che due stalloni conduit e un esercito di angeli e demoni non possano fare. Sullo stallone non saprei, ma... Ti chiamo appena arrivo là. E no, tu non puoi, non puoi farlo. Io sono più potente. Però mi fa male la gola. Stoppi, stoppi, stoppi. Quando lo stoppi ti distrugge. Arinza, runza. Mamma mia. Per fare semitazione l'ho visto non so per quanto tempo. Attenzione! Ok. Cuphead! Io provo ad aggirarli bello, senza bello. Farmi notare. Andiamo, Eugene, puoi fare di meglio. Caro il mio stallone conduit. Ok, gente, vinciamone una per il giocatore. Si è baccato. Si è baccato forte. Cuphead però fa incazzare, eh. È un... come si chiama quei giochi? BFG, Bastard Flash Game. Spero che ne sia valsa la pena, perché quello che hai trovato ti servirà. Vai! Bello sto potere! Ammirate il paradiso, l'inferno è Delsin! Grande. Mamma mia, bellissima. Fuochi d'artificio! Invisibile, invisibile! Ok, è finito, no? Giusto? Abbiamo finito? Sì. Accidenti, Eugene! Non mi dicevi niente! Io avrei una proposta. Il paradiso, l'inferno, Delsin e Eugene. No, se vuoi la prima pagina, vieni qua fuori e ti sporchi le mani. Non lo so,
io non sono bravo con la gente. Tu vai alla grande con la gente. Non hai sentito il tizio che hai salvato? Gridava: Eugene è il migliore! Come sapeva il mio nome? Che cavolo ne so? Puoi chiederlo di persona al prossimo. Beh, immagino che aiutare qualche persona in più sia solo un bene. Così mi piace, fammi sapere quando sei pronto. Scusa se ti ho fatto aspettare. Primo, è un sollievo sentire che sei ancora vivo. E secondo... Ma aspetta di vedermi all'opera! Ho trovato spade, ho trovato missili e demoni che sciamano dal cielo! Già, sembra molto pericoloso e stupido. Ma anche abbastanza casuale. Grazie! Non vedo l'ora di scoprire cosa ne pensi, Augustin. Sono abbastanza potente. Ora pensi di potermi aiutare? Stavo monitorando i loro segnali. No, no, no! È morta. Ehi, sì, ci sto. Grande, incontriamoci nel mio dominio e pensiamo a un piano. Perché c'è la parte malvagia? Ah no, c'è la parte buona vicino. Ok. Allora. Facciamo solo qualche spray, anzi no. Andiamo indietro perché ci servono i frammenti. Potremmo darci pure il livello di bontà, come si chiama? Le karma buono. Invisibile. No, niente fermo. Mi piace. Se il civile è morto, non c'entro niente io, Non ho fatto niente. No! Vai, grande. Allora, due frammenti, video, assorbimento rapido, serve, incremento del segnale, flusso video, assorbimento video. Allora, è l'ideale alle feste. Men. Vai triangolo! Ce l'andiamo nel mirino! Triangolo, vai! Vabbè, tanto ho finito la live, quindi mancano giusto 2 minuti. Vabbè, comunque, grazie Preserver per avermi fatto compagnia, eh! Grazie mille! Ciao, a oggi!
Mamma mia, raga, ma devo fare pure la reaction al trailer. Spero di sbrigarmi. Allora, un attimo, scusate, faccio due secondi veloce. Allora, frammenti, che mi devo potenziare bene. Ma si è buggato. Vabbè, potenziamoci e poi ci salutiamo. Bene così, dai. Allora, signori, mentre salvo, ci vediamo oggi pomeriggio alle 2:30 per un'altra live. Dopodiché adesso farò la reaction a Shang-Chi, ok? Signori, vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingsley Corporation. Io ringrazio a Presepep per avermi seguito in questa live e anche in quella recente. E noi ci vediamo oggi pomeriggio. Bella ragazzi!